Salve a tutti. Oggi voglio raccontarvi una storia che parla di cinema, di musica e di diavolo. Non il diavolo in persona, in realtà, ma uomini che decidono di farne il mestiere. E questa è la frase che viene di solito attribuita a Charles Manson, ma che in realtà pare sia stata pronunciata da un suo seguace, Charles Tex Watson, nel momento in cui commise un terribile omicidio. Io sono il diavolo e sono qui per fare il mestiere del diavolo. C'era una volta a Hollywood il mito del West. Grandi produzioni come Duello al Sole o anche piccoli B-movies venivano girati in luoghi come lo Spam Movie Ranch. Con l'avvento della televisione, nella proprietà di George Spam si girano anche serie TV come The Lone Ranger, Bonanza, Zorro. Negli anni 60 il luogo diventa anche il set per produzioni horror a basso costo. L'America sta cambiando e se da una parte è in corso la guerra del Vietnam, a San Francisco nel 1967 i giovani si radunano per l'estate dell'amore e danno vita al movimento hippie. Nessuno gira più film western allo Spam Ranch e il vecchio George decide di affittare la proprietà a una comunità hippie. Apparentemente innocua se si toglie qualche furto d'auto e un po' di spaccio di droga. Il leader di questo gruppo si chiama Charles Manson. Il leader spirituale della comunità chiamata The Manson Family, Charles Manson, è in realtà un ex galeotto che ha imparato a suonare la chitarra in carcere e ora sogna di diventare una rock star. Il suo modello è rappresentato dai Beatles, dei quali ascolta ossessivamente il White Album e in particolare la canzone Helter Skelter, per la quale interpreta il testo come un annuncio dell'imminente apocalisse. Il piano per diventare una rockstar parte da Dennis Wilson, batterista dei Beach Boys, che viene avvicinato da due autostoppiste, in realtà due ragazze della Family. La mossa successiva, piazzarsi a casa di Dennis Wilson, farsi ospitare e approfittare dei suoi studi di registrazione domestici. I Beach Boys incidono persino una canzone di Manson, solo che ne stravolgono il testo, da Cease to Exist a Cease to Resist, in pratica una canzone d'amore, ma quantomeno Manson ha ottenuto uno dei suoi obiettivi, dei demo da proporre a case discografiche. Quindi costringe Dennis Wilson a presentargli uno dei principali produttori discografici, il figlio dell'attrice Doris Day, Terry Melcher, il quale in realtà non si dimostra molto interessato alla produzione di Manson. Terry Melcher abita in una casa al 10050 di Cielo Drive. Spostiamoci però su un altro personaggio, Sharon Tate. Figlia di un militare americano di stanza in una base nel Veneto, cresce in Italia dove muove i suoi primi passi nella carriera di attrice. Dopodiché si avventura a Hollywood in cerca di successo. A Los Angeles, Sharon Tate è più o meno fidanzata con Jay Sebring, il più famoso parrucchiere delle star, ma una trasferta in Inghilterra per girare il film Cerimonia per un delitto la porta a conoscere Roman Polanski, regista con cui comincia ad avere una relazione fissa. Polanski la chiama immediatamente sul suo set britannico del film Per favore non mordermi sul collo. Il lavoro successivo del brillante regista polacco
E il suo primo film americano è Rosemary's Baby con Mia Farrow e John Cassavetes, basato sul romanzo omonimo di Ira Levin, un'inquietante storia del terrore in cui una donna rimane incinta del figlio del diavolo. Nel gennaio del 1968 Roman e Sharon sono di nuovo a Londra, dove si sposano. Sharon continua la sua carriera di attrice. Qui la vediamo sul set del quarto episodio della serie Matt Helm con Dean Martin, una parodia del genere spionistico liberamente tratta dai romanzi di Donald Hamilton. Nel gennaio del 1969 Sharon Tate si scopre incinta. In febbraio Roman Polanski decide di prendere in affitto una casa a Los Angeles. Viene scelta la villa in cui fino a poco prima abitavano la loro amica Candice Bergen e il fidanzato di lei, il produttore discografico Terry Melcher. Torniamo a parlare di Charles Manson, un uomo che non rifugge dalla violenza per risolvere le proprie questioni personali. Uno dei suoi adepti è già in galera per omicidio, anche se nessuno è ancora risalito a Charles Manson come mandante. Ma lui si considera e si fa considerare dai suoi adepti una nuova incarnazione di Gesù Cristo. Pertanto il richiamo all'Apocalisse che solo lui è in grado di cogliere nelle parole dei Beatles non può essere che un invito all'azione. Manson e i suoi adepti sono gli incaricati di scatenare la fine del mondo sulla Terra. Per chi vive a Los Angeles, la cosa più simile all'Apocalisse è stata quella settimana nell'agosto del 1965 in cui si scatenarono le rivolte razziali nel quartiere di Watts. Quindi, con una logica inappuntabile per chiunque sia sotto effetto dell'acido lisergico, Manson e i suoi concludono che la cosa ideale è scatenare una nuova guerra razziale a Los Angeles. Così Manson si inventa la propria strategia della tensione. Il piano è ammazzare ricchi bianchi facendo sembrare che gli assassini siano poveri neri. Niente di meglio, quindi, che firmare i futuri delitti con la parola pigs, che ricorda la canzone Piggies dei Beatles, ma è anche un termine usato per indicare ricchi bianchi e sbirri bianchi. Perché non cominciare da una casa di ricchi bianchi che Charles Manson odia più delle altre? La notte tra l'8 e il 9 agosto 1969, un comando della Family di Manson irrompe in Cielo Drive 10050. Roman Polanski si trova a Londra, dove sta preparando un nuovo film, e in casa si trovano Sharon Tate all'ottavo mese di gravidanza, il suo ex fidanzato Jay Sebring, un amico di Roman Polanski, la fidanzata di questi. Vengono uccisi tutti in modo orribile. Si salva solo l'addetto alla manutenzione che abita in una casetta poco lontano, ma non un suo conoscente che viene sorpreso in macchina sul vialetto mentre sta per andarsene. Le vittime vengono trovate la mattina del 9 agosto da una cameriera. La polizia dà inizio alle indagini, ma comincia ad avere un'idea precisa. Deve essere stato qualcosa di satanico. Ma non è finita. La sera del 10 agosto c'è un nuovo bersaglio. La casa dei coniugi La Bianca. Vengono uccisi entrambi. La scena del delitto è molto simile a quella di casa Tate Polanski. Ma la polizia indaga sui due delitti come se fossero casi separati. Quando Polanski arriva sotto shock da Londra, deve dimostrare di non essere il mandante dell'assassinio della moglie. Scagionato dalla macchina delle verità, rimane però questo alone satanico
Perché? Perché lui è stato il regista di Rosemary's Baby. Le indagini tardano ad andare nella direzione giusta. La svolta avviene per caso, i membri della family entrano ed escono di continuo dalla galera per i loro reati. Ebbene, Susan Atkins, che fece parte del comando omicida, si vanta con le compagne di cella di essere l'assassina di Sharon Tate. Ed è a questo punto che la polizia può risalire a Charles Manson e allo Spaz Ranch e ricostruire l'intera vicenda in un lungo processo dall'alto profilo mediatico. Le condanne a morte si convertiranno in ergastoli assoluti e Manson non uscirà mai più di galera, ma riuscirà quantomeno a diventare e restare un'icona pop e paradossalmente un assassino brutale che non ha neanche partecipato di persona al suo delitto più celebre.